assistito a tutto il dibattito e a tutte le posizioni assunte e naturalmente, come purtroppo accade sempre, si grida allo scandalo da tutte le parti, come se questa nostra sanità regionale sia un unicum in un contesto che è molto più ampio che il contesto nazionale, e come se noi venissimo da una situazione prima dell'insediamento di questo governo regionale idilliaca. Funzionava tutto alla perfezione nella sanità regionale. Naturalmente si buttano avanti le mani, che non dobbiamo dire che cosa c'era prima, che cosa era accaduto prima, ma noi dobbiamo guardare avanti. E questo è vero, perché io non ho mai utilizzato quella che è stata la verità e la realtà di una sanità della regione Umbria che quando è scoppiato il Covid era lacrime e sangue. Addirittura vi siete divertiti a computare il numero dei direttori, ci avete messo anche i vari personaggi che hanno animato il primo periodo del mio governo regionale, che erano i commissari, quelli giudiziali, ci avete messo tutto. Ma io credo che qui abbiamo il dovere di fare chiarezza e di parlare chiaramente ai cittadini, perché sentirsi dire sul reparto, sul punto nascita di Spoleto, sui numeri, ma state tutti i giorni a dire, compreso me che lo dico, che qui c'è un problema di denatalità importantissimo. Se non nascono i bambini, noi dobbiamo ridurre i punti nascita per dare sicurezza a chi vi accede. Questo è un principio di appropriatezza che in sanità è un Vangelo. E poi però che cosa facciamo? Siccome oggi parliamo del terzo polo Foligno-Spoleto, in particolare dell'ospedale Spoleto, ci mettiamo a fare la guerra a Orvieto piuttosto che a Branca. Però, signori miei che siete tutti presenti qui, già ieri, ma accadrà domani, andranno sotto Orvieto a dire: ah, qui tutto distrutto, guardate quello che fanno a Spoleto, a Foligno. E poi andranno a Branca e faranno l'esatto contrario, così come vanno a Pantalla e fanno la stessa storia. Questa è la verità. L'altra verità, anche questa evangelica, è che qui va ricostruita la sanità territoriale che non c'è. Tant'è vero che oggi ci sono delle norme cogenti e ci sono risorse anche stanziate dal governo nazionale col PNRR per costruire cosa? Case di comunità, ospedali di comunità, perché la gente ha bisogno, proprio perché la nostra popolazione anziana aumenta sempre di più, di avere quelle strutture adeguate per certe patologie croniche legate in particolare all'età, ma che oggi rebus sic stantibus, che significa questa è la sanità che io ho ereditato, devono necessariamente per forza finire dentro gli ospedali. E allora i pronti soccorsi strapieni? Certo che sì, perché oggi stiamo ricostruendo e dobbiamo ricostruire la sanità territoriale e fare le reti, non solo perché ce lo dicono le norme nazionali. Qui ci date tutti gli M70, c'è anche il 77 che riguarda proprio questo. Ma poi di fatto, ma come pensate che si realizzano certe cose? Ci sono due modi: o lo si affronta e si fanno, o lo si ignora, nonostante le delibere. Perché prima, io sono molto attenta, ho captato nell'intervento della consigliera Porzi una piccola sottolineatura, che di questo terzo polo si parla da tanto tempo. È vero, perché ce ne sono tracce nella delibera vostra del 2016, che era quello di allineamento proprio al DM70 del 2015, ma rimasta lì, meglio non toccare, meglio non fa. Quindi quello che oggi dobbiamo gestire è quello che ci avete lasciato ieri. Tutto ciò premesso, veniamo al tema, perché io non mi sottraggo. Il terzo polo
Foligno Spoleto è una necessità non rinviabile se si vuole, considerata la popolazione di riferimento in quell'area, mantenere due DEA di primo livello. Per fare questo è indispensabile, assolutamente necessario, fare questo terzo polo, ed entrambe le due gambe autonome, Foligno e Spoleto, manterranno le caratteristiche di DEA di primo livello. I numeri non li ho inventati io, la popolazione nostra è questa, il bacino territoriale di riferimento è questo. Come si fa a rendere funzionali questi due poli per poter dare le risposte ai nostri cittadini, quelli di tutta l'area, grazie anche all'integrazione con Trevi, grazie all'integrazione con Cascia e Norcia, per realizzare una sanità di territorio vera che possa offrire risposte sia all'emergenza urgenza sia alle tante necessità e richieste che vanno a costituire la cosiddetta sanità programmata. Al momento in cui entrerà in vigore tutta la struttura del terzo polo, Spoleto sarà un punto di riferimento a livello di tutta l'area per tutti gli interventi in tutte le varie branche, in tutte le varie materie, quelli programmati, quelli che oggi fanno aspettare i nostri cittadini, quelli che oggi alimentano liste d'attesa. Ma se non ci muoviamo in questi termini e pensiamo che gli ospedali devono essere repliche l'uno dell'altro sotto casa, noi non avremo una sanità che funziona, non riusciremo a dare i servizi giusti a tutti i cittadini e in particolare quelli di qualità, perché non è possibile fare tutto dappertutto e farlo bene. Non a caso, non è perché ce lo dice la legge, ma perché ce lo dicono gli standard. Ci sono idee di secondo livello dove si deve fare l'alta complessità di cura e che ancora oggi invece a volte, e lì ci sono tutti i problemi sul pronto soccorso, devono rispondere a quella sanità territoriale che non c'è. Ci sono idee di primo livello che devono garantire il pronto soccorso H24 e tutte le funzioni all'interno esercitate, e ci sono poi gli ospedali di base, ma gli ospedali di comunità e le case di comunità. Ma ricostruire tutto questo partendo dal dopo Covid, che nonostante anche lì tutte le straverie, che ancora me le ricordo, le indagini, le cose, siamo andati dappertutto perché questa gestione del Covid, che la sanità umbra era da denunce di qua, di... la migliore regione nella gestione del Covid, la migliore regione nella gestione del Covid e del piano vaccinale. Bene, allora anche qui, questa era l'ipotesi che rientra nell'ambito di una riorganizzazione della sanità entro la regione. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo istituito quella commissione, ma che il consigliere Mancini ci ricorda per la delibera, la consigliera Baci ci dice che c'erano tutte le comunicazioni, ma tutte le parti interessate. Io aggiungo, quella commissione, c'erano i tecnici, vedo qui oggi il dottor Carzini pure, che attualmente svolge le funzioni di direttore dell'ASL 2, ma c'erano il direttore, c'erano tutti. E poi c'era pienamente legittimato il comune di Spoleto, perché c'era il presidente del consiglio comunale di Spoleto, un medico stimato, molto bravo, che ha partecipato a quei tavoli tecnici, e probabilmente ha messo da parte le appartenenze, le ideologie e tutto quello che ho sentito anche oggi, e ha cercato di lavorare nell'interesse di quell'ospedale e della sua comunità. E io mi ricordo, perché io sono venuta al consiglio comunale aperto di Spoleto e anche il sindaco disse che era favorevole a questo, era soddisfatto all'80%, c'era un tema che non riguardava l'ospedale, la sua configurazione come terzo polo, ma semmai dove mettere una bandierina poteva essere il presidio, cioè il direttore, i presidi rimangono, perché a noi non scappiamo fuori, non c'è più il presidio, ci sono i presidi, ci sono le case comunità,
c'è tutto quello che occorre. Poi però siamo, non si sa che è successo, il parere è arrivato, il Ministero ci ha dato l'ok al terzo polo e oggi parte quella che è la tempistica, quello che deve essere il cronoprogramma per la realizzazione. Anche oggi pomeriggio, fra poco, una riunione tecnica per un cronoprogramma che poi comunicheremo, che vedrà i due presidi di ospedalieri di Foligno e di Spoleto avere un proprio, tra l'altro, dirigente, quindi con autonome direzioni di presidio, e poi con tutto quello che occorre per declinare e attuare queste che sono gli indirizzi che ci siamo dati. E quindi a breve comunicheremo anche il cronoprogramma, senza considerare che ciò che ci viene descritto, che noi stiamo distruggendo come ospedale Spoleto, quell'ospedale ha bisogno di investimenti. A breve arriva questo acceleratore lineare di ultima generazione, acquistato da questa amministrazione. Naturalmente va a sostituire uno vecchio che non funziona più, e anche lì ci siamo accorti che non c'era l'autorizzazione dei Vigili del Fuoco. C'è tutta roba che tocca fare. Ci sarà bisogno di intervenire su quella struttura, anche per l'adeguamento sismico. Ma questo adeguamento sismico, credo che noi siamo una terra sismica, lo sappiamo da decine e decine d'anni. Che c'è stato il terremoto del 2016, lo sappiamo da molto tempo. E allora anche qui, rispondendo un attimo e precisando a quello che diceva prima, anche sulla Valnerina, no? Il consigliere della Valnerina. Allora Bianconi, però ci dobbiamo mettere d'accordo, no? Perché se stiamo ricostruendo gli ospedali di Cascia e di Norcia, questo è stato possibile dopo che sono arrivata io. Perché su Norcia c'era un progetto irrealizzabile, non era partito niente, c'erano le macerie. Oggi si stanno ricostruendo gli ospedali di Norcia e di Cascia, proprio per dare quei servizi alla Valnerina di cui ha diritto ed ha bisogno. C'è un elisoccorso che servirà a superare queste distanze proprio per le emergenze urgenze, per le problematiche tempo dipendenti. Ci sono tutta una serie di percorsi che non si fanno con la bacchetta magica, che devono essere accompagnati, che hanno bisogno di tempi e di risorse. Questa è la verità. E su questo siamo disponibili non solo a ragionare insieme, a portare avanti ciò che è nell'interesse di questa comunità. Io ho tutti i giorni le richieste dei sindaci che arrivano e vengono a parlare della sanità, giustamente, del loro territorio. Gli si spiega alcune cose che magari qualcuno non ha capito bene. Altre si procede e si cerca di andare avanti, come il fantomatico ospedale di nuovo di Nanni Amelia, che si parlava dei 40 anni. Non c'era niente, non c'era manco la strada per arrivarci, non c'erano le risorse, non c'era niente. Oggi ci sono la strada, anche quella, ci abbiamo messo anche le risorse proprio per fare la strada, perché se no ci si andava. Abbiamo rivisto il progetto e stiamo andando avanti. Ma di queste situazioni ve ne posso descrivere qualche decina. Queste sono le verità. Quindi io sono sempre aperta, con me, dal direttore generale al direttore regionale, all'assessore, ad aprire. Il tavolo è sempre aperto. Quindi io credo che, piuttosto che andare in giro a dire alle persone che va tutto male e che toccava costruire l'ospedale nuovo in mezzo a Poreda non so dove, come se questo fosse qualcosa che si ottiene, ma manco andando a giocallotto, cioè di che stiamo a parlare? Questo doveva avvenire 30 anni fa, bisognava avere questa lungimiranza, certo che sarebbe stato lungimirante, certo che sì. Oggi dobbiamo invece migliorare sia dal punto di vista strutturale, sia dal punto di vista dell'innovazione tecnologica che serve in questi ospedali,
sia dal punto di vista dei concorsi che si attiveranno, e non sto qui a dire tutte le date, le scadenze, perché a breve, come ripeto, ho riunioni operative già da oggi pomeriggio, vi saranno comunicate. E comunque, visto che c'è anche il signor sindaco di Spoleto, sa che la mia disponibilità è sempre amplissima, venga a trovarmi, ne parliamo tranquillamente, magari si porta anche i suoi consulenti e vedremo di realizzare e costruire insieme quello che occorre per la sanità del territorio di Spoleto, ma dico del territorio più ampio che vede insieme Foligno, Spoleto, Trevi, Norcia e Cascia, perché è giusto che sia così. Grazie.